che oggi sia una giornata molto importante almeno per due motivi. Il primo, questo di oggi è la prima inaugurazione per quanto riguarda il pronto soccorso della conclusione del primo cantiere del Giubileo. L'intervento in questione è rientrato nelle opere straordinarie che abbiamo finanziato con soldi che spettavano alla Regione Lazio e che porterà una rivoluzione dei pronto soccorsi 12 a Roma e in questo caso in una delle città dell'area metropolitana. Non sono solo muri diversi, ma come in questo caso un ampliamento del concetto stesso di pronto soccorso che rimette al centro la dignità degli operatori e la dignità del cittadino paziente. Anche qui aumenta di molto l'area dedicata al pronto soccorso e noi avremo tutto il mese di novembre con l'inaugurazione di tutti i cantieri che avevamo aperto nel mese di agosto. Io quindi voglio dire innanzitutto grazie agli operatori, alle imprese, a chi nella ASL ha garantito questa celerità. Lo voglio dire, visto che il sindaco è stato gentile con me, grazie a tutta la squadra centrale della sanità del Lazio, a cominciare da Alessio D'Amato, perché io non dimenticherò mai 48 ore dopo che il Santo Padre ha annunciato il Giubileo, noi in regione già avevamo pronti il piano fatto con i direttori di interventi infrastrutturali, altrimenti in qualche mese non si sarebbero mai aperti 12 nuovi pronto soccorso nei quali tendenzialmente raddoppia l'area in tutti i pronto soccorsi e acquistiamo macchinari. Quindi c'è stato